Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video speciale dedicato a due persone che mi hanno fatto sempre ridere, mi sono state vicine in momenti poco felici. Sto parlando di Fabrizio e di Giglio. Ragazzi, se state vedendo questo video, voglio ringraziarvi di tutto, mi mancate un sacco. Speriamo di vederci molto molto presto. Partiamo subito col video. Allora, il video che voglio fare oggi è dedicato a un locale in cui io ho passato, possiamo dire, quasi 4 anni a sabato sera. Allora, il locale che mi metto qua, magari vedete anche un po' di foto. Il locale che sto parlando si chiama della Maison de Miss Aurora. È stato un locale di drag queen vicino a casa mia, che ha aperto l'11 settembre del 2011 e ha chiuso il 31 dicembre del 2017. Ma vi racconto un po' la storia. Allora, tutto nacque che io l'ho scoperto per caso. L'ho scoperto per caso perché ero andato con uno dei miei ex a una festa di carnevale e c'era questo locale che aveva anche delle buone recensioni, quindi era bellissimo, favoloso, e appunto sono andato in questo locale e mi è piaciuto tantissimo. È un locale totalmente gestito, servito, organizzato da drag queen, e da lì ho cominciato ad apprezzare molto le drag queen. Prima devo dire la verità, le drag queen non mi attiravano così tanto, però devo dire che dopo che sono andato in questo locale e frequentando per 4 anni, le drag queen mi sono sempre incuriosite e mi stanno piacendo un sacco. Quella sera lì ho conosciuto Fabrizio alias Miss Aurora e Giglio alias Mafalda. Magari vi metto qui anche una foto dove io sono con loro in borghese, una delle rarissime foto dove loro sono in borghese. Loro appunto hanno aperto questo locale che a me mi è piaciuto un sacco, perché man mano che ci andavo lì bisognava tassativamente prenotare, perché c'era pienissimo, pieno. Al sabato, se tu non avevi una prenotazione, non riuscivi a sederti. Lì ho conosciuto molte drag queen, come per esempio Miss Ellen, vi metto qua la foto. Ho conosciuto la mitica Revuelta Strass. Se mi stai vedendo, Revuelta, ciao tesoro! Poi ho conosciuto la Divaricata, la Sofia, la Lola la Longa, le Swiffer, questo trio che adoro, la Lady Kiko e anche la nostra, perché poi è diventata una nostra amica, la nostra amica travestita Giusifico, soprannominata da me la zia. Mi è piaciuto un sacco, ripeto, tantissimo. Miss Aurora è un personaggio molto simpatico. Lei è nata nel castello di Andalasia, come una fata, una principessa, porta allegria, felicità e simpatia al pubblico. In effetti tutti i suoi spettacoli sono tutti curati da lei, dalle scenografie alle musiche e agli eventi. Io appunto, quando ho conosciuto loro, mi sono sempre incuriosito cosa ci sarà dietro questo locale. Ho scoperto uno staff veramente top. Aurora, te lo devo dire, il tuo staff è top, era top e lo sarà sempre per me, top. E un giorno, così per ridere, ho realizzato per Aurora, per fargli vedere, per dirgli quanto io sia stato contento, colpito e ammirato di questo locale, ho provato a fare una locandina in un evento. Forse se c'era ancora ve la metto qua, la prima che avevo fatto, ma penso di averla. Questa era la prima locandina che io feci al locale,
E sapete cosa è successo? Ad Aurora gli è piaciuto così tanto che mi ha nominato il grafico ufficiale del locale, quindi per me è stata una cosa favolosa, stupenda, e da lì ho incominciato a fare le locandine, verso cui ve ne metto alcune che avevo fatto, e sono state tutte opere mie inventate da me. Aurora mi diceva: Daniel, guarda, il tale giorno c'è questo evento, mi piacerebbe che te facessi la locandina con queste cose qua, però dai sfogo alla tua fantasia. E così è stato. Ero talmente bravo che poi ho iniziato anche a fare le foto e sono diventato fotografo ufficiale del locale. E da lì, dopo le foto, anche i video, e di videocameraman ufficiale del locale. E con questo raggruppamento di video e di foto ho detto ad Aurora: Aurora, perché non apriamo un locale YouTube dove mettiamo tutti i video della Maison? E fu così che nacque Maison TV. Maison TV che è durato fino a quando il locale è chiuso. Tra parentesi, il canale YouTube c'è ancora, si chiama La Maison de Miss Aurora Remember, dove ci sono tutti i video che ho fatto. Quindi se volete fare un giro, vedere questo locale, che ve lo consiglio, andate a vederlo. Comunque, link in descrizione. Parliamo ancora un po' di cose. Allora, le drag queen che ho conosciuto al locale sono molto molto simpatiche, una meglio dell'altra. Ad esempio, vi posso dire una cosa di una drag queen che mi piace: è Miss Ellen. Miss Ellen è grandissima, mi metto qua una foto con lei. Io l'ho soprannominata come la mamma Ellen, e anche lei devo ringraziare perché mi è stata veramente vicina come una madre in un momento molto molto triste della mia vita. Il mio ex mi aveva lasciato, ma non voglio rattristarvi con questo video. Non parliamo della mia vita privata, ma parliamo di questo meraviglioso locale. Miss Ellen, che poi se voi vedete il canale che vi ho detto prima, ci sono tutte le interviste che io ho fatto personalmente alle drag queen, con qualche chicca, qualche stupidata detta, però veramente, ragazzi, vi mettete a ridere. Hanno cercato anche molto più di una volta di travestirmi da drag queen, e il risultato è questo. Sì, ero io. Vi do 5 secondi per ridere. Ok, poi vabbè, ogni tanto sì, mi piaceva vestirmi da queen, però io ero il fotografo e la mia divisa da fotografo era questa, decisamente meglio, e sono anche più figo. Ammazza quanto sono figo. continuiamo per dirvi che o fuori dal locale noi eravamo sempre iperattivi. Io sempre vestito da la mia tenuta da fotografo, videocameraman, e le mie amiche drag queen sempre da drag queen. C'è stata una volta che siamo andati al Burger King conciati, io con la mia divisa da fotografo e le drag queen vestite da drag queen, quindi la gente ci faceva i complimenti, ci volevano anche che noi facciamo la foto con loro, che loro facevano la foto con noi. E dai, insomma, avete capito, volevano fotografarci, quindi ci piaceva un sacco queste cose qua, veramente un sacco. Poi vabbè, siamo andati anche al circo sempre vestiti così, ripeto, sempre vestiti così, e siamo andati anche a Gardaland, vestiti così, ci siamo divertiti un sacco perché c'era gente che ci facevano i complimenti. Io sinceramente la prima volta che sono stato a Gardaland, perché lì sì che mi hanno vestito la Dark Queen, vi faccio vedere una foto. Sì, ridete ancora 5 secondi. Finito? Bene. Le Dark Queen ci facevano le foto, quindi ed era una specie di tradizione che loro facevano ogni anno. Ripeto, io il locale è stato aperto nel 2011 e io l'ho scoperto solo 3 anni dopo, 3-4 anni dopo, quindi per loro non era una cosa nuova, per me sì, quindi avevo paura che magari mi dicessero: ah, guarda quelli come
come vanno in giro, guarda, cioè che ci offendessero, invece no, abbiamo scoperto che la gente adora Drag Queen, e questo mi ha letteralmente rassicurato. Moltissimi ricordi ciò di loro, soprattutto quando l'anno scorso sono andato a trovarli in Spagna, perché loro hanno una casa anche in Spagna, quindi mi ha fatto piacere, ho scoperto le drag queen spagnole, quindi anche loro che sono molto divertenti. Quello che vi posso dire, se andate in Spagna, andate a vedere uno spettacolo drag queen, perché morite dalle risate. E niente, sono i ricordi più belli che ho della mesa di Miss Aurora. Però Miss Aurora ha avuto anche, diciamo, un piccolo periodo di renovation. Premetto, il locale di Miss Aurora era aperto solo la sera. Scusate, era aperto solo la sera. E Aurora ha provato a trasformare il locale, avendo aperto solo di sera, anche di giorno, con la Maison Café, quindi era un piccolo bar, però non ha avuto un grande successo e a pochi mesi ha chiuso, e quindi siamo andati avanti solo con il locale alla sera, il locale alla sera notturno. Andava tutto bene, anzi andava fin troppo bene, però ragazzi, vi devo dire che Miss Aurora e Giglio avevano un sogno dentro al cuore. Il loro sogno era quello di aprire lo stesso locale in Spagna. Ovviamente sappiamo che qua in Italia, che siamo un paese un po' di M, ed è meglio, se è possibile, emigrare per vivere. Loro avevano già appunto la casa in Spagna, hanno detto: se apriamo il locale qua in Spagna. E fu così. Esattamente il 19 giugno del 2018, in Spagna, ad Alicante, vi metto anche qua la cartina dove si trova ad Alicante, il 19 giugno del 2018 nacque la Casa delle Follie. Un applauso per te, Aurora, perché hai fatto la scelta migliore. Quindi, dopo 6 anni, la Maison di Miss Aurora sparisce qua in Italia per trasferirsi in Spagna, Alicante, sotto un altro nome. Cosa è cambiato dal locale che c'aveva qua in Italia con quello in Spagna? Premetto, io non sono ancora andato a vedere il locale in Spagna, ma appena le finanze lo permettono, voglio andarci. Dicevo, che cosa ha cambiato dal locale in Italia, dal locale in Spagna? Niente, solamente il posto. Stessa musica, stessa organizzazione, stesso divertimento, stessa area di festa. Quindi non è cambiato assolutamente niente, anzi è migliorato. Più spettacolo, più musica, più luci, più colore, più drag queen, e come sempre il locale è sempre pieno. Vi mando qualche foto che mi ha inviato gentilmente Aurora per dire che questo è una cosa favolosa, cioè meravigliosa. Aurora, Giglio, avete fatto una cosa bellissima, 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 e io vi auguro tanti anni che andate avanti così. Perché la Maison di Miss Aurora, la Casa delle Follie, non deve morire. Che sia in Italia, che sia in Spagna, che sia in America, che sia in Cina, voi farete sempre un grande successo. E questo è il mio applauso per voi. Andate avanti così, ragazzi. Andate così avanti, ragazzi. Ho qui sotto il foglio delle cose che devo dire, perché se no mi dimentico. Infatti me le sono tutte segnate. Appunto, abbiamo detto, la Maison de Miss Aurora aprì l'11 settembre del 2011, dopo 6 anni, il 31 dicembre del 2017 chiude, e il 19 giugno del 2018 riapre sotto nuovo nome in Spagna con la Casa delle Follie. Un successo che continuerà, appunto. Io spero, ripeto, spero vivamente di venire un giorno da voi a trovarvi
appena le finanze possono, posso, voglio venire a trovarvi. Tanto Alicante so perché mi avete invitato un giorno, mi avete invitato una settimana a vedere questo bellissimo posto, però il locale non l'avevate ancora aperto. E niente, comunque, comunque chi vuole seguire, vedere questo locale, vi metto tutto giù nell'info box, sito, le pagine Facebook, il canale YouTube e tutte le, tutti i contatti possibili della Casa delle Furie d'Alicante. Quanti minuti ho fatto? 15 minuti e mezzo. Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Sto vedendo perché... Allora, comunque, io penso di aver detto tutto. Ringrazio ancora Mr. Aurora e Giglio Mafalda. Giglio Mafalda, perché Giglio, diciamo, è il nome d'arte del nome d'arte. Quindi Mafalda fa ridere, fa ridere, fa ridere. Comunque, ripeto, li potete vedere nei video della ex Maison. Ripeto, andate su YouTube e cercate la Maison del Mr. Aurora Le Member, dove ci sono tutti i video di tutte le drag queen, di tutti gli spettacoli che hanno fatto qua in Italia. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ha fatto ridere un po'. Magari se riesco ne farò uno anche in spagnolo per gli amici spagnoli, però la mia, il mio parlare spagnolo è un pochino orrenda. Vediamo un po' adesso, vediamo un po' se ne vale la pena oppure no. Comunque, vi ringrazio per aver visto questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube, a tutti i miei social, e permettetemi, chiudendo questo video, di regalarvi quello che per me è stata la Maison di Miss Aurora e quello che per me sarà sempre così. Ho creato questo video sperando che vi piaccia, ma mi auguro che vi piaccia. Godetevi il video e noi ci vediamo al prossimo video. Con questo vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao ragazzi! Affogato col caffè, no! Nel suo cuore io ci annegherei, ci pisserei, lo spranerei, qualcosa le farei. Con delle sue braccia salciccion, con lei sono il prosciutto col melon. Nei miei denti lei è un buon dessert, un tiramisù, un po' di più, il rigatoni con ragù. Sono un profiterol e mi sento già il colesterol, oh! Con i suoi zamponi dallo stress, la tentazione, il polpetto, no, che donazione! Poi mi vuole sempre demodé, grande in amore col purè, mi trasforma come il suo soufflé, cotto di me, crudo di te, ma che prosciutto è! Vieni a bere un bicchiere alla Maison, c'è del rosso, del bianco, del rosé, tanti amici, un'orchestra e le chanson, bevi insieme a me, tutta in mano quel che c'è. Vieni a bere un bicchiere alla Maison, c'è del rosso, del bianco, del rosé, tanti amici, un'orchestra e le chanson, bevi insieme a me. Io con te mi sento rock and roller.
sa cos'è il control. Con i tuoi zamponi dai lo stress, le tentazioni, il polpettone. Ai, che danazio! Tu che mi vuoi sempre demodè. E mi metti i ceci nel frappè? Per digerirti io prendo il cachet. Lo butto giù sempre di più, ma mi ritorni su.